Il video che vedrete tra poco riprende un uomo che racconta come lavorare il ferro con forgia, martelli e incudine. Sebbene le immagini siano state registrate in bassa valle, la parlata usata per descrivere il processo è quella di San Martino di Perrero. Perrero è oggi un grande comune che occupa la media Val Germanasca, raggruppando sette antiche comunità disposte da entrambi i lati del torrente principale. Riclaretto e Faetto sono all'inverso, Maniglia, Chiabrano, Traverse, San Martino e Bovile sono sul versante esposto a sud. Ci sarebbero molti aspetti di questa parlata su cui soffermarsi, ma il principale, quello che potete notare durante l'intera chiacchierata, è che si tratta di una varietà in cui la lunghezza vocalica ha valore fonematico, ovvero cambia il significato delle parole. Le vocali lunghe sono il risultato dell'allungamento di una sillaba in cui la coda consonantica è caduta. L'effetto forse più evidente è sull'infinito dei verbi che uscivano in R. Laddove la consonante è caduta, si ha l'allungamento della vocale precedente, quindi sentiamo amasà, usà, furgià, brusà, invece di amasar, usar, furgiar, brusar. Tuttavia, facendo attenzione, potrete sentire anche teto al posto di testo e ru al posto di rus, dove l'allungamento è stato prodotto dalla caduta di esse rispettivamente in corpo e in fine di parola. Un fenomeno più minuto, ma non di meno interessante, è quello della formazione del superlativo assoluto degli aggettivi tramite il raddoppiamento. Quando l'informatore dice aguo aguo, intende aguzzissima. La parlata di Perrero è stata documentata dall'ALF, l'Atlas Linguistique de la France, nella borgata di Maisette, e dalla LEPO, l'Atlante Linguistico Etnografico del Piemonte Montano, proprio nella borgata di San Martino. Le parlate della Val Germanasca possono contare inoltre su due grandi dizionari. Uno è la riedizione del primo dizionario occitano-cisalpino, quello di Teofilo Pons, a opera di Arturo Genre. L'altro è una raccolta di Guido Baret. Lo stesso Arturo Genre, già professore di fonetica articolatoria presso l'Università di Torino, dove ha diretto l'Atlante Linguistico Italiano e l'Atlante Toponomastico del Piemonte Montano, ha curato una grammatica delle parlate della valle, che poi è servita da modello per quasi tutte le grammatiche occitane cisalpine, e ha studiato diversi aspetti di questa varietà. La forgia gli è fatto un plan da fatto da terra cotta, praticamente cosa refrattaria, da un ventolo che soffia l'aria, e fatto girare da un manubrio, un ingranaggio che fa un moltiplico e la soffia l'aria da sotto alla forgia, per fare in maniera che l'aria arrivi da sotto e la tiene sempre a vivo lo charbon. Il charbon è un charbon di pero, a se vivo durante una vivola forgia o di bocca, di ramiglia e cose pareille. E poi mi butto su il charbon di pero, che è un charbon duro, come la migliore cosa fatta di pietra lavica, una cosa del genere. Mi chiede che charbon di pero, che di solito mi buttavo sempre il charbon di bocca, che fa in Novea, un charboniere, la gara avanti qui. La servio per fare in maniera da tenere vivo il fioc, da tenere il charbon di pera vivo, perché sennò da soletta la tendenza si massa. Allora, impiglio il ferro che non voglio usare, se poi non sappo, non sampo, e lo butto dentro blasimo dentro il charbon, e poi intacco a far virare la manuglia e lei della ventola per tenere vivo il fioc. Quando invecchia lo ferro che non vuole battere a una temperatura giusta, solo lo ferro che ha la temperatura giusta canta lo meme color del brasier, più o meno lo colore che lei qui.
Difatti se tu provi a tirarlo fuori, tu vedi che quando tu lo tiri fuori, a parte tirare fuori l'abraso, lo cerbuna vivo, praticamente, deve avere il mio colore. Tu lo tiri fuori, tu lo pigli, o andranno, tu prepari un seggialino, dove li metti dentro d'aigo e una strassa, tu lo bagni, per poter cercare la mano, lo sampo, lo tocca che tu vuoi forgiare, per parte bruciata, tu pigli la strassa ai chippi, tu lo metti l'enclume, tu prepari da tutti i martelli, dipende dal piccito al pigro, che le chicche che servono per battere roba più grosso o piccito, a seconda se tu vuole fare. Poi tu tacchi a battere su un sdelferro che ti tira fuori fin tanto che le blanche, che le ciaut, e tu pensi già la forma che tu gli vuoi donare, e gare se tu lo vuoi lungi, se tu lo vuoi allargare, se tu non vuoi fare la via, tu devi giocare in una tetta, tu devi giocare un peso che tu vuoi fare. Lo ferro nel giro di poca minuta, anzi mezza minuta, cambia subito il colore, ha la tendenza a venire ru. E poi quando avevo un giornale, le già troppo fredda, tu puoi proprio travagliarlo, un tatuano tu lo butti dentro la forgia. Le preichen che per fare, quando vive la forgia, non ti riesce che sia diversa la cosa da fare. Magari tu hai uno sciappo, tu hai un artigiano, tu hai un puntarolo, allora tu butti tutta la cosa che è dentro il brasile, in maniera che da mentre ti attende che un viene blanco, tu puoi già travagliare in un carro bianco, però almeno tu ti sprechi pat un cerbun e ti perdi pat tempo e ti attendere che deve viene che un ferro viene bianco. Poi da mentre che quando tu gli sei arrivato a lungiare la sampo, che tu vedi che la kit play, tu devi attaccare a pensare, a fargli donare la forma giusta e a usarlo in maniera che abbia un simmo che sia giusto in base alla forza che devi fare il sampo, se tu sei in cammino a fare un sampo. Non cercare di usarlo per che sia troppo primo, per che sia troppo peso, e donargli anche la forma giusta, in tal senso che un sampo da che chi è picco, che avesse un cotto un po' più largo, diciamo. Poi quando tu gli sei arrivato, tu sei praticamente alla fine, che tu l'hai usato, che tu usi proprio il martello grosso, perché sennò farò danno, anche se sei qui, tu prendi un martello piccito e tu gli fai la simma proprio aguio. Poi tu torni e butti in un brasile, almeno tu prepari già una cosa, un seggialino, qualcosa che tu gli butti dentro poco aigo, e che sensi la dovrei servire per poi poter temprare tutto il sampo che ti avevi usato. Allora tu torni e fai venire la sampo che si è blancio, poi tu la tiri fuori, tu vedi che tu vedi quando tu vedi venire la simo della sampo che tacco venire rosso, poi nero, durante che si è tutto nero, tu la bagni in l'aigo freddo e tu la cavi immediatamente, proprio una questione di seconda. E poi tu la vai a posare o blasimo che bagni un centimetro e mezzo di l'aigo che ti avevi preparato prima. E poi tu la lasci qui finché è freddo. Tu la anche un giorno, magari la lito per un giorno ogni fai, comunque almeno 2-3 ore. E che in chi la servo per donargli la tempro. La tempro la serve praticamente l'animo a tutto ciò che fai fino a ora. Perché le più succede per donargli la forza, per fare la sampo si consume, per fare chi si rompe, chi abbia la forza comunque puoi lavorare nella pera, nei posti duri, diciamo, no? Quando hai finito, hai fatto un lavoro, tu l'hai temperato, tu li puoi fare, tu li butti le mani e poi tu puoi attaccare il tuo sampo. Per buttare le mani, di solito, io tu chiedi per far capire le mani e schiave quando tu lavori, tu prepari già sempre la mente che tu sei in cammino a forgiare, tu sbatti un tocco di ferro e tu fai cugni. I cugni servono proprio per plantarli in tal mani, in maniera da tenere le mani sempre sotto pressione, per poco tu mani stare quando tu sei in cammino a lavorare.